hanno raggiunto la finale. Benedetta Madrignani, circolo scherma La Spezia, e Giulia Paulis, Fiamme Oro Roma. La finale sarà diretta da Francesca Arcangeli. Cari amici, eccoci tornati in collegamento, siamo alla finale della spada femminile cadette. Sono rimaste in due e si chiamano Giulia Paulis delle Fiamme Oro di Roma e Benedetta Madrignani del circolo scherma di La Spezia. Sfida interessante. Guardia, pronte a voi. Abbiamo visto due match a ritmo non altissimo, atlete che tirano più sull'attendismo che sulla finalizzazione. Però abbiamo visto anche la Madrignani molto attenta e molto efficace nel trovare al momento giusto, direi in modo chirurgico, degli affondi diretti, segno che nel DNA c'è la scelta di tempo. Vedete, sta pressando la Madrignani, sempre pronta però a prendere il ferro. Parata risposta della Paulis, l'affondo della Madrignani è un po' fuori misura. Non è stata nemmeno abile nel lasciare la punta lì, tirare la seconda stoccata. Trova una bella stoccata sul polso Giulia Paulis, 2-0. Guardia, pronte a voi. Due soluzioni importanti dal punto di vista tattico, perché la prima è stata una parata risposta, quindi un messaggio per i tentativi di affondo diretto della Madrignani, la seconda uno stop sulla partenza. Un colpo al piede, molto brava, tre stoccate diverse. Quando un atleta riesce a tirare tre colpi diversi, praticamente mina un po' le certezze dell'avversario, no? Perché l'avversario magari si accorge che subisce le stoccate in un certo modo, allora prende le contromisure. Ma prendere le prime tre stoccate in tre modi diversi è chiaro che azzera un po' le convinzioni. Adesso addirittura arriva una bella conclusione sul braccio. Pronte a voi. Ha bisogno di qualche idea Benedetta Madrignani. Prima stoccata per lei, è riuscita a parare anche in questo caso Giulia Paulis. Guardia, pronte a voi. Un
non è messo dentro la fase di risposta, ma lo schema tattico era a lei favorevole. E adesso guardia, pronte a voi. La parata risposta della Madrignani, che almeno la porta al riposo con il vantaggio di mezz'ala. Nelle ultime due stoccate la Madrignani ha trovato la strada tirandola a fondo e poi cercando di parare sulla rimessa dell'avversaria, quindi lavorando in seconda intenzione, provocando l'avversaria. Si è accorta che il colpo diretto non è efficace per lei in questo momento. Dopo la gara di spada femminile arriveranno rapidamente anche i fiorettisti. Fiorettisti che sono quasi pronti per seconda posizione, per arrivare ai primi quattro. Guardia, pronte a voi. Allora, seconda frazione. Ancora in pressione la Madrignani. Questa è la stoccata di Benedetta Madrignani. Guardia, li raccoglie veramente bene, raccoglie tutto. Aveva parato in questo caso la Madrignani, non è andata a segno. Guardia, e quindi quinto punto per Alessia Paulis. Giulia Paulus, scusate. Cerca sempre con insistenza il piede. La Paulus. Ancora corto l'attacco della Madrignani, ma stavolta è riuscita a rimanere lì con la punta. Accorcia ancora, 5-4. Guardia, pronte a voi. Quindi piano pianino è riuscita a rimettersi in carreggiata. Non ha ancora ripreso l'avversaria, ma intanto parziale di 4-0. Interrompe il break di recupero dell'avversaria Giulia Paulis. Guardia, con questa bella botta al bersaglio basso. Pronte, e quindi siamo 6-4. Risposta, questo a fondo bello lungo, 6-5. Guardia, dietro la linea messa in guardia, per favore, pronte a voi. Toccata, punto. Stoccata sul polso. Guardia, dietro la linea messa in guardia, pronte a voi. Cercata, ma
forse nemmeno tanto tanto voluta, ha messo lì la punta, non se l'aspettava nemmeno la Polis, però è sempre bene provare. Qui cammina troppo la Madrignani, cerca il colpo al piede della Polis, molto brava a non tornare completamente indietro, lascia lì la punta. La Madrignani commette l'errore di cercare la rimessa a misura lunga. Colpo doppio, 9-6, comunque sono tornate 3 le stoccate di vantaggio della Polis dopo che la Madrignani era tornata a meno 1. C'è ancora da fare la Polis, molto brava a tenere la difesa, avete visto anche in questo caso, pur avendo parato senza rispondere, ha messo dentro la seconda risposta e si è riportata a quelle 4 stoccate di margine che aveva costruito a inizio match con quel parziale di 4-0. Toccata, punto. 10-7. Guardia, pronte, a voi. Si va a riposo, un punticino in più per la Polis rispetto alla scorsa sosta, dal 10 a 8, scusate, dal 4 a 2 al 10-7. Sono pronti gli 8 del Fioretto che fra 5 minuti circa si giocheranno un posto in semifinale. Ed eccoci alla manche decisiva. 10-7, 3 punti da recuperare per Giulia, per Benedetta Madrignani. Guardia, pronte, a voi. Arrivata a un niente dal punto la Madrignani con questo affondo, arriva la stoccata della Polis, 11-7. Guardia, pronte, a voi. Bella parata, ma rimane sotto la punta della Polis, colpo doppio che ovviamente è favorevole all'atleta in vantaggio, anche perché adesso siamo vicini alla chiusura del match. Avete visto inquadrata l'arbitro Francesca Arcangeli, che è coadiuvata al video da Alexis Bruno. Ancora un doppio, 13-9, sono solo 2 le stoccate che dividono Giulia Polis dal successo. Dalla ripresa del match abbiamo visto soltanto 2 colpi doppi. È forse un piccolo difetto in
nella gestione match della Madrignani in questa, terza frazione è stata proprio quella di non aver alzato il ritmo, e ancora nello scambio stretto è a segno Giulia Paolis che è 14-9. Adesso è un niente dal chiudere. Prova il piede, c'è l'arresto della Madrignani, 14-10. Minuto e 25. Ed ecco il colpo doppio che regala il titolo a Giulia Paolis. 15-11 vince Paolis. Giulia Paolis. E lei, la campionessa italiana cadetti di spada femminile. Abbracci. Perché lacrimuccia. E successo per lei. Seguiremo a breve fiorettisti. Oh, guarda, guarda un po' di lacrime anche in tribuna. Allora rimaniamo anche sui festeggiamenti, sul clan Paolis. Guardate un po'. Annoveriamo anche queste fra le immagini iconiche di questa edizione dei campionati italiani giovani. Avevamo messo nell'elenco le lacrime di Vittoria Pinna sulla pedana, inginocchiata al centro della pedana. E adesso quest'altro bel momento di gioia.